Fano TV, la più cordiale buonasera. In questo approfondimento in studio parleremo di Ottobre Rosa. Ottobre è il mese della prevenzione e cura del carcinoma mammario, lo facciamo insieme ai nostri ospiti e allora diamo il benvenuto al dottor Cesare Magalotti, buonasera. Buonasera. E alla dottoressa Chiara Massaioli, buonasera. Buonasera. Allora, ottobre è solitamente un mese pieno di iniziative per promuovere l'informazione tra le donne, campagne di sensibilizzazione, e in questo spazio noi vogliamo proprio parlare di questo, dare delle nozioni utili a chi ci ascolta. Allora, direi di partire da questa domanda, cioè quanto è diffuso oggi il tumore al seno e quali sono, se ci sono, fasce di età maggiormente colpite? Allora, nel 2023 sono state diagnosticate 55.900 nuovi tumori della mammella in Italia. Di questi 55.000, 500 e qualcosa sono riguardanti l'uomo, mentre tutte le altre sono tumori femminili. E naturalmente l'età più frequente del tumore della mammella è l'età fertile, per cui dai 35-38 anni ai 52-53, questo è il periodo sicuramente più a rischio, la donna è più a rischio di fare una diagnosi di tumore alla mammella. Ecco, in questa percentuale emerge anche quella maschile, perché solitamente quando si parla del tumore al seno si pensa alla donna e invece no, c'è anche questa incidenza maschile. Poi vedremo anche quali sono i campanelli di allarme magari per entrambi. Quanto conta la prevenzione? Quanto salva la vita? La prevenzione è fondamentale. Poi se parliamo, cioè se è una prevenzione... quella più importante è la prevenzione secondaria, ovvero quella tramite una diagnosi precoce del tumore al seno, e questa viene fatta appunto tramite esami diagnostico strumentali, che sono il principale e fondamentale, la mammografia, ma poi abbiamo anche ecografia mammaria e se poi c'è necessità si possono fare anche risonanze o tomosintesi con mezzo di contrasto. Comunque nelle mani del radiologo abbiamo vari esami che possono permetterci di avere una accurata e precisa diagnosi di tumori anche di molto piccole dimensioni, sul mezzo centimetro. Lo screening mammografico a quale fascia d'età si rivolge? Quando arriva a casa la famosa lettera della campagna dello screening? La famosa lettera, da maggio 2023 la Regione Marche ha deciso di passare dallo screening dai 45 anni ai 74 anni. Quindi le donne possono sottoporsi gratuitamente a quali esami, dottoressa? Alla mammografia. L'esame di screening è la mammografia, che è il più importante e fondamentale. E la Regione Marche, come in qualsiasi regione d'Italia, dà la possibilità appunto a queste donne tra i 45 e i 74 anni di effettuare una mammografia ogni 2 anni, completamente gratuita. Ecco, poi sento molte donne porsi il quesito, superati i 40, mammografia o ecografia? No, passati i 40 anni, l'ideale sarebbe dai 30 anni ai 40 anni un'ecografia tutti gli anni, dai 40 ai 50, 52, 56... Poi sta al radiologo decidere se basta la mammografia o anche l'ecografia. Io consiglio comunque mammografia e ecografia. Poi oltre, a volte può bastare la mammografia. Però questo è molto in rapporto al radiologo, che vede la mammografia. Se trova la mammografia molto trasparente, non necessita di fare l'ecografia. Però una donna oggi di 45, 48, 50 anni, comunque sicuramente dall'ecografia insieme alla mammografia ne è un grosso beneficio per la diagnosi precoce di tumore alla mammella. Autopalpazione. Ecco, anche questa è una manovra salvavita, però non sempre facile. Primo perché non è una cosa semplice, non siamo dei medici. Secondo, poi anche per la conformazione fisica che ogni donna può avere. Assolutamente. Allora, intanto questo fa parte di una certa cultura, l'autopalpazione, per cui è già un qualcosa in più che deve iniziare a entrare nella testa delle donne. La donna non deve fare diagnosi di tumore alla mammella. Deve solamente fare questa autopalpazione regolarmente, noi consigliamo anche una volta al mese, sotto la doccia, stesa sul letto, solamente esclusivamente per conoscere il proprio seno. Deve rilevare se c'è qualcosa che prima non c'era, perché non deve fare diagnosi di tumore alla mammella. Se rileva un nodulo, qualcosa comunque che prima non aveva mai rilevato, si rivolge poi al radiologo senologo, che farà l'ecografia, la mammografia, quello che ritiene più opportuno per fare una diagnosi precoce.
Molte volte può essere anche una cisti, qualcosa di benigno, che è comparsa nel giro di poco tempo, questo può succedere, però nel dubbio comunque, rilevato un'alterazione che prima non aveva rilevato, si rivolge al radiologo senologo e il problema si risolve in un caso o nell'altro. Per quello scopo non è fare diagnosi, ma solamente conoscere il proprio corpo, conoscere il proprio seno per valutare e evidenziare qualcosa che prima non c'era, solo questo serve. Dottoressa, prima ci ha elencato un insieme di esami utili, ecco, per tenere sotto controllo il seno. Può scendere nei particolari e spiegare meglio al pubblico a casa di che cosa si tratta? In che cosa consistono praticamente? Allora, la mammografia, che è l'esame principale per quanto riguarda la diagnosi del tumore al seno, è un esame radiologico fatto con le radiazioni, cioè la macchina emette delle radiazioni che attraversano il tessuto e quindi ci fanno vedere come è fatta la mammella. Possiamo dire come una Rix torace? Ok. Per rendere più pratica e capibile la cosa al grande pubblico, nel senso. Per tranquillizzare anche le donne a casa, molte sono spaventatissime dalla mammografia perché pensano sia dolorosa, oppure la paura di sottoporsi a radiazioni. Ecco, cerchiamo di tranquillizzare anche quella fetta di donne che magari per altri motivi si tiene poco controllata. Un pochino dolorosa sicuramente, il nostro seno viene schiacciato in mezzo a due piatti per renderlo il più piatto possibile, in modo che queste radiazioni, che sono molto leggere, ecco, consideriamo che una mammografia è come stare un giorno intero esposti al sole, e qui lungo la costa molte signore stanno un giorno intero al sole. Prendiamo più radiazioni se facciamo un viaggio intercontinentale in America, okay. Quindi per carità, il viaggio non si fa così spesso, ma neanche la mammografia, non più di una volta all'anno può essere fatta. Okay. Appunto queste, ma permette di vedere quei piccoli segni che altrimenti con altre metodiche non potremmo vedere, le famose microcalcificazioni. Senza la mammografia non si vede, eppure sono il primo segno di un tumore che sta iniziando, che sta crescendo. E quindi okay. non bisogna aver paura, il dolore si supera anche perché è molto veloce l'esecuzione, non è che adesso il seno sta schiacciato a pochi secondi, ma veramente pochi. Le porgo anche domande che possono sembrare banali, che però ecco devono aiutare chi ascolta a superare questo piccolo ostacolo, sì. Perché per saltare un esame a volte insomma si arriva in ritardo, oppure sì, arrivando tempestivamente si possono salvare veramente delle vite. Certo. Questa è la mammografia e la risposta arriva, sappiamo, entro breve. Nella mammografia di screening sì, arriva in genere, ci sono dei tempi tecnici, certo. Comunque un 20-30 giorni e arriva a casa, poi se uno ha l'ansia chiama il servizio di radiologia dove l'ha eseguito e cioè, si cerca di dare risposta, non è che non si dà risposta alla paziente. Poi l'altro esame, che invece è un esame di facile esecuzione, che non ha nessuno, lo definiamo rischio biologico, quello che è presente nelle radiazioni per la mammografia, è un piccolo rischio biologico che però viene bilanciato dal fatto che grazie alla prevenzione si prevengono molte cose. E l'ecografia è un esame semplice, si fa con un semplice ecografo e si trova in tutti gli ambulatori, e può permettere di vedere e valutare bene per esempio o un reperto mammografico o un nodulo benigno. E come diceva Cesare, l'esame di primo approccio quando una signora si sente qualcosa, poi in base a quello che vediamo da questo esame ecografico valutiamo se è necessaria la mammografia o anche altri esami. È un esame ripetibile anche quasi una volta al mese, ovviamente poi ci vuole uno specialista che ti faccia una ecografia al mese se uno ha l'ansia, però. Ecco, l'autopalpazione quindi è importante per scoprire se c'è qualcosa di anomalo, e quando si trova qualcosa di anomalo un altro esame di prassi è il famoso ago aspirato, e anche lì insomma molte persone la vivono un po' sul chi va là, ecco, però diciamo agli amici a casa che anche questo fa parte dell'iter. Assolutamente sì, nel senso che una volta che la radiologa ha valutato una neoformazione, qualcosa sulla mammella con la mammografia e l'ecografia, che sicuramente ritiene sospetta perché altrimenti non va a approfondire il tutto, c'è la tipizzazione istologica. Appunto, noi di solito non facciamo l'ago aspirato proprio, facciamo la microbiopsia, la dottoressa fa la microbiopsia, per cui tipizza il nodulo
in modo istologico, per cui abbiamo una certezza veramente al 100%, e questo è quello che ci serve per decidere poi l'iter terapeutico. La paziente deve essere operata subito oppure deve fare prima qualcos'altro, tipo terapie prima di essere operata. Ci serve tutto per capire e poi proseguire con l'iter terapeutico. Però una cosa a cui tengo molto io è che la cosa più importante, non l'ha detto la dottoressa Massaroli, secondo me, è che bisogna che le pazienti, quando fanno questi esami, si affidino a dei colleghi così, che il lavoro lo sanno fare. Se la signora viene da me a fare un'ecografia, io i tumori li tocco tutti i giorni, li tolgo tutti i giorni, però non è il mio lavoro e io mi affido e mi fido ciecamente, ad esempio, della dottoressa Massaroli, come la dottoressa Mann e tanti altri colleghi, per cui è molto importante che quando uno si affida a fare questo esame si affida a qualcuno che lo sa fare. Quindi in una breast unit, questa è l'importanza di, della breast unit per l'appunto, fare esami in un settore specifico dove ci si occupa soltanto di questo, quindi non prendere un appuntamento a caso, no, come si dice, per fare un'ecografia qualunque, perché bisogna puntare appunto in un settore dove si studia il seno tutto tondo. Fare prevenzione significa anche avere uno stile di vita, adottare uno stile di vita salutare. La prevenzione parte a tavola, comincia a tavola? Si è visto che diete in cui si prediligono vegetali rispetto all'utilizzo di carni prevengono il tumore, tutti i tumori poi alla fine, non solo il tumore al seno. E anche lo stile di vita, uno stile con un'attività fisica regolare, sportiva, regolare, fare le Olimpiadi, però. E non eccessiva, moderata, permettono di ridurre l'incidenza del tumore, di tutti i tumori in generale. Io poi sento spesso, mi chiedono le pazienti, ma lei cosa pensa dell'alimentazione? Io dico sempre la stessa frase che diceva il mio maestro, il professor Veronesi, lui diceva la dieta mediterranea, basta rispettare la dieta mediterranea, carne qualche volta, pesce qualche volta, la pasta, pane, olio, anche un po' di vino. Questo era quello che lui considerava una delle cose più adeguate per la vita poi di tutti i giorni, perché alla fine non è solo prevenire il tumore, ma è quello di cercare di star bene, poi a volte purtroppo non basta, però se non altro cercare di star bene e muoversi, come dicevamo, attività fisica, lo dico perché lo facciano tutti, lo dico anche a me stesso, che noi siamo i più, per questo siamo abbastanza disgraziati, perché dedichiamo tutto agli altri e facciamo poco per noi, per cui anche per noi comunque muoversi il più possibile sicuramente aiuta anche a prevenire appunto la formazione di patologie. Dottore, quali e quanti tipi di tumore al seno si possono trovare, esistono? I tumori del seno si dividono intanto in due branche, quello, la parte infiltrante, che è il tumore vero e proprio della mammella, che se non viene curato porta a morte. Poi abbiamo il carcinoma in situ, che può essere lobulare, comunque il lobulare viene considerato benignità, e duttale, che è considerato non tumore vero e proprio, possiamo chiamarlo ancora condizione precancerosa, perché noi pensiamo tuttora che poi evolva verso la forma infiltrante, per cui il tumore della mammella è quello infiltrante. Istologicamente ci sono vari tipi, però quello che mi interessa è la biologia di questi tumori. Quando io sento dire la mia vicina di casa aveva un tumore, no, non è uguale al tuo, stai tranquilla che ognuno ha il suo tipo di tumore, e per piccole varianti anche, lo so, i recettori un po' più alti, un po' più bassi, possiamo distinguere in 90, in 100 tipi di tumore, per cui ognuno ha il suo tumore. E quelle forme più aggressive, per fortuna, oggi comunque rimangono intorno al 20%, forse anche meno. Per cui oggi il tumore alla mammella si guarisce. La diagnosi precoce serve proprio a questo, diceva prima la dottoressa. La diagnosi precoce vuol dire guarire, aumentare la probabilità di guarigione, la percentuale di guarigione. E un'altra cosa a cui tengo a dire è che noi riusciamo a fare interventi chirurgici fantastici se troviamo il tumore piccoli. La dottoressa più di una volta mi manda delle pazienti con dei tumori di 5 mm, queste quando le abbiamo operate non sembrano neanche operate, per cui la diagnosi precoce serve sì per aumentare la percentuale di guarigione, ma anche per ottenere un risultato estetico ottimale. Ecco, a tal proposito, raccontiamo anche l'iter, perché la breast unit serve anche a questo, la presa in carico di un paziente che viene accompagnato dalla diagnosi fino addirittura, insomma, anche alla chirurgia estetico-costruttiva, sì, ricostruttiva, ecco, dove, laddove è necessario. Non le abbandoniamo più, le rivediamo poi per tutta la vita queste signore, all'inizio a 6 mesi, noi, dico dal punto di vista chirurgico, la radiologa le vede regolarmente a 6 mesi l'ecografia, un anno la mammografia, per cui loro assolutamente, però anche noi comunque le continuiamo a vedere. E vuol dire che prendere in carico un paziente dall'inizio alla, non alla fine del percorso, perché non finisce più, comunque rimane un legame, serve perché intanto la paziente si affida, abbiamo risultati estetici migliori, risultati oncologici migliori, e soprattutto è dimostrato che una donna che si affida a una breast unit
ha una percentuale del 18% di guarigione in più. Voi immaginate, se vengono trattate 100 donne, vuol dire che 18 donne in più guariranno dal tumore alla mammella rispetto a quelle che si vanno a far operare o curare sotto casa, per cui va molto di moda l'ospedale sotto casa. È proprio tutto sbagliato, nel senso che, come ci sono delle linee guida, noi non abbiamo inventato niente, la Breast Unit è formata da persone, vari specialisti sono formati, dovrebbero essere formati e dedicati a questa patologia. Non è che se voi vedete fuori il foglio di carta con scritto AST Breast Unit è tutto fantastico, non è così purtroppo. Purtroppo, come in tutte le cose, non è sempre così, bisogna che le persone poi si informino se è veramente fatta da persone comunque formate e dedicate oppure è un foglio di carta scritto fuori. Ma questo in tutte le regioni, in tutte le parti d'Italia. Le linee guida hanno stabilito delle cose, poi noi all'italiana le gestiamo sempre come vogliamo. Comunque la Breast Unit aumenta le chance di guarigione di una paziente, questo è provato scientificamente. Allora, diamo anche quelli che io chiamo i numeri della speranza, quindi la percentuale delle donne guarite e anche curate, perché no? Beh, la percentuale oggi nei tumori, la percentuale, se prendiamo tutto in generale, è l'80% di guarigione, per cui anche è il tumore più frequente. Sì, però ultimamente. Sì, perché col Covid ci ha alterato un pochettino tutto, comunque. Però sono donne che guariscono, non è che si curano, guariscono da questo problema, per cui è molto importante. È il primo tumore causa di morte nelle donne, è quello più frequente, ma è quello più curabile, dove abbiamo una percentuale più alta. Più la cosa che a noi interessa molto è, finché ci sono delle radiologhe come loro, che ci portano delle donne con dei tumori di 5 mm, è il massimo, per cui io sono contento di mettere tante donne in quel gruppo che so che sono fortunati. Quando dico alla signora, guardi, lei è fortunata, mi guarda con due occhi così, perché dice, come un tumore alla mammella, mi dice che sono fortunata. Sì, perché l'ha trovato piccolo in tempo e guarirà. Cioè, sembra normale trovare dei tumori a 5 mm? No, credetemi, i tumori di 5 mm pochi radiologi lo trovano e sono sempre più frequenti, grazie a Dio, questi tumori così piccoli, per cui sono quelli che poi portano a guarigione completa. In questi ultimi minuti che ci restano, io, visto che siamo donne, ottobre rosa, però noi donne amiamo necessariamente gli uomini, ci vorrei spendere un minuto anche per l'uomo, ecco, per i campanelli d'allarme del tumore del seno maschile. Le donne hanno la fortuna di avere questo screening, per cui tante donne si salvano per quello. Nell'uomo purtroppo è solamente l'autopalpazione, capita spesso che arriva il signore con un nodulo che si è palpato dietro al capezzolo, ad esempio, oppure spesso l'uomo che dice, ho preso una botta nel garage, pensavo fosse un ematoma, invece è ancora qui dopo 4-5 anni e finalmente vanno dal radiologo che fa l'ecografia, la mammografia come nella donna e la biopsia per portare a diagnosi. Stiamo parlando di numeri piccolissimi, 600-650 tumori maschili in Italia all'anno contro 55.000 tumori femminili, per cui stiamo parlando di due entità completamente diverse. Però se abbiamo notato che si sta abbassando l'età anche nell'uomo e sta aumentando un po' il numero. Prima si parlava dopo i 70 anni, adesso vediamo anche dei ragazzi di 40 anni col tumore alla mammella, per cui è l'autopalpazione, la cultura di queste cose che fa capire che anche l'uomo poi quando fa la doccia si può palpare il seno, che non è niente di strano, per cui è proprio acculturare la gente a stare attenti a conoscere il proprio corpo per poter rilevare qualcosa che cambia. La componente ormonale quanto incide nell'insorgenza dei tumori? Vai. È importante, è molto importante, però io penso sempre che sia necessario un buon equilibrio tra rischio e beneficio, questo per non demonizzare l'utilizzo sia di una terapia sostitutiva ormonale in menopausa o l'anticoncezionale da giovani. Adesso penso che infatti poi l'utilizzo di terapia ormonale sia nelle giovani che nelle più grandi, nel periodo della menopausa, va sempre bilanciato con tutti i rischi che una persona ha in se stessa, nel senso il tipo di tumore, se ha una familiarità, appunto lo stile di vita. Sono questi vari fattori che vanno, si va sempre di più verso una persona, per quanto riguarda la radiologia, una personalizzazione della prevenzione, dell'esame di diagnosi per quel paziente, perché non tutti siamo uguali, anche qui, come diceva Cesare, il seno adiposo, che è quello trasparente, va benissimo se fa controlli ogni 2 anni. E può star tranquillo anche perché ha minor rischio. Un seno più denso magari si valuta se ha necessità o meno di fare più controlli, un controllo all'anno, di fare un controllo mammografico all'anno o fare solo un'ecografia. Cioè, si deve cucire oggi come oggi, perché le risorse
non sono infinite, sono limitate e quindi cercare di non sprecarle. Abbiamo parlato di familiarità, faccio un'altra domanda apparentemente banale. La familiarità è più preoccupante quando la si eredita dalla parte materna o da quella paterna? Cioè, è diverso? No, non è molto diverso. Quella materna sicuramente è la corrente migliore, però una cosa a cui tengo molto a dire è che la familiarità è molto importante oggi nel tumore della mammella. Quasi più di quella della componente genetica. Tutti adesso si parlano e si lavano la bocca dicendo la genetica. Voi pensate che una donna affetta a tumore alla mammella ha la probabilità di essere geneticamente predisposta nell'1%, per cui parliamo di numeri veramente bassi. Mentre la familiarità è molto importante. Ma è molto importante, vuol dire una persona che sa di avere una familiarità per tumore alla mammella deve fare i controlli regolarmente, è tutto qua, perché ha un rischio maggiore del 3-5% rispetto a un'altra donna di fare un tumore alla mammella. Per cui quelle signore lì devono andare regolarmente tutti gli anni dalla dottoressa Massaiole a fare il controllo. È tutto qua. Per cui è semplice. Grazie. Allora, lanciamo, visto che non ci rimane altro tempo a disposizione, lanciamo un appello a tutte le ragazze, a tutte le signore a casa, un invito da parte vostra a prendersi cura di sé. Una bella cosa, prendersi cura di sé. Come si va dall'estetista, bisogna andare a fare i controlli al seno. E che devono essere periodici, non saltuari una tantum, perché poi grazie solo alla periodicità che si vedono i cambiamenti e si vede se sta nascendo qualcosa di iniziale piccolo, come vuole il chirurgo di 5 mm altrimenti. E ottobre è un gran mese, ok, tutti ne parliamo, l'opinione pubblica, anche Paola l'altro giorno a X Factor, mia figlia era su quel canale, visto che anche loro hanno parlato di questo. Noi però ne parliamo, gli altri 11 mesi dell'anno noi li parliamo continuamente, sempre il tumore alla mammella, per cui non è solamente ottobre, dovremmo parlarne tutto l'anno, perché è fondamentale. Noi ne parliamo tutto l'anno e siamo a disposizione per tutti, dateci una mano anche voi a parlarne tutto l'anno e non solo il mese di ottobre. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito, Davide Giorgini in regia, io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.